Ave bei bambini, sono Larus, eccomi qui su Earth of Iron 4 con la nostra Cina comunista. Siamo arrivati adesso, nel teatro soviet. E intanto noi stiamo combattendo con diverse truppe nel teatro anche dell'Indocina. Infatti volevo prendere queste due armate e fare un nuovo teatro. Questo teatro lo chiamo Indocina. Più o meno. Che ho sbagliato, tra l'altro, non era quello dell'Indocina, era un altro. Perché questi qua fanno tutte altre cose. Questi qua sono delle armate comunque che non so dove utilizzare bene, ma troveremo un modo. Potrei anche mandarli nel Soviet, questi. Questi che sono di più, intanto, sì, mandiamoli nel Soviet. Sì, teatro Soviet. E abbiamo due armate dello stesso colore nel teatro soviet. Bello. Questo qua sarà il gruppo grigio. Allora, possiamo fare diverse cose. Una di queste cose qui è iniziare a prendere un po' controllo dello zona aerea, ovviamente, dell'Indocina. Faccio un po' di fighter. Ah, sono troppi. Mettiamone solo 200. Circa così. E voi? Il vostro obiettivo sarà andare a fare air superiority e basta. Perché non avete nient'altro da fare. Ok. Qua non credo che ci sia il bisogno di... da parte mia di mettermi lì e proprio controllare bene quello che fanno... ogni momento che fanno le mie unità, direi che se la possono cavare più che bene. Quindi sarò più concentrato invece nel teatro soviet, che è quello che mi preoccupa un po' di più, come ben sapete. Ci sono diverse truppe che si stanno posizionando al confine per attaccare. E siamo in pieno inverno, tra l'altro, quindi potremmo utilizzare appunto l'inverno per fare dei danni al nemico. Che non è male. Allora... ci stanno attaccando qui, ovviamente, però abbiamo le nostre mega truppe che stanno difendendo. E io prima di lanciare la mia offensiva, l'offensiva di Mao, l'offensiva della morte, io devo fare un paio di cose. Ovviamente la mia offensiva, come potete vedere, ha questo scopo di tagliare tutte queste truppe qui. E se le taglio, ovviamente, oltre a diventare dei ragazzini emo del 2006, possono ammazzarsi direttamente. Ed è caduta Sevastopoli. Peccato. Ok. E intanto gli inglesi non stanno facendo niente proprio. Gli inglesi sono in guerra. Sì che sono in guerra, ma non stanno facendo niente. Niente. Boh. Invece gli Stati Uniti continuano a fare niente. Fanno veramente zero, zero, zero. È assurdo. Io non ho parole. Intanto ci manca del materiale. E allora vediamo un attimo. C'è il Raj che non può portarci nulla, quindi io direi annulliamo l'ordine. Ah! La Jugoslavia è entrata negli alleati. La Jugoslavia si comporta bene, può fare dei danni agli alleati, che non è male. Come cosa? Allora, attaccate voi. Ok, la nostra offensiva sta andando bene. Spero che vada veramente bene, perché sennò siamo un po' nel... oh, sì, sta andando bene. Stiamo avanzando. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio, stavo spingendo... oh! Che offensiva, tranne qui che ci sono gli spagnoli, che ovviamente gli spagnoli sembrano cazzuti, che ci stanno un attimo attanagliando. Però qua abbiamo bisogno di un altro generale, Yang He, vai tu. Ovviamente 27.000 uomini, cioè 27 divisioni da spostare sono tante, quindi avremo un po' di problemi. Manciuria, ah, sono sbarcati. Poi dopo... no, Cina del Nord,
Niente di che. Continuiamo a vedere questo fronte e osservare bene i movimenti. Noi stiamo aprendo un varco per isolare diverse truppe. Poi, oltretutto, sono curioso di vedere che quello che vuole fare la Jugoslavia sta attaccando l'Albania. Ottimo. Sono negli alleati, ovviamente, gli slavi al momento e non nel Comintern. Che è un po' un peccato, però direi che va, può ancora andare bene. Gli slavi, sì, accettiamo. E stiamo anche quasi spingendo verso un fiume. Sì, abbiamo migliorato il radar, però non è che ci serve tanto al momento. Una cosa che mi serve invece sono i carri armati medi. Ah, qua 27. 27. Ah, sì. Vabbè. Se io ti promuovo. Intanto, che cosa mi cambia? No, sì, qua stiamo combattendo piuttosto bene adesso. Ce la stiamo cavando. Stiamo arrivando a diverse città piuttosto importanti. E sì, stiamo spingendo i sovietici dietro. Grazie a noi, principalmente. Le nostre truppe dell'armata di Mao. Mao, non mollare. Non mollare Mao. Oh mio Dio, che battute. Non mollare Mao. Mi vengono queste cose? Non mollare Mao è bellissimo. Intanto, non ricerco carri armati pesanti questi qua perché è un bonus sprecato. Posso cercare carri armati pesanti di livello 2, però comunque. Non è che ha mai troppo senso ricercare carri armati pesanti, quindi andiamo tranquillamente. Facciamo armi di supporto, che invece quelle sì che ci servono. Non mollare Mao. Certe cose non so da dove mi escono. Allora, ho prodotto dei carri armati, a quanto pare. Oh sì che ho prodotto dei carri armati. Allora, questi carri armati qui. Faccio la prova del 9. Provo a mandarli col tasto destro. In mezzo al territorio a caso. E vedere che cosa succede. Ah, voi siete fermati? Ah, perché non siamo in guerra con. Siamo in guerra contro il Siam? No, allora perché vi siete fermati? Rispettate. Sono fermati senza alcun motivo apparente. Dai, andate. Ah. Sì, forse hanno un. Stanno facendo cose strane. Allora. Non so, perché? Perché vi siete fermati? No, seriamente, perché? Vediamo un attimo la spinta. E attacchiamo. Non lo so. Qua stanno facendo cose strane. Non ci faccio troppo caso perché per me la cosa più importante al momento è il Soviet. Teatro sovietico sta andando bene. Stiamo spingendo le truppe al nemico. E gli slavi hanno quasi preso tutta l'Albania. E stanno attaccando adesso la Bulgaria, che fa parte adesso dell'asse. Se riescono a far capitolare la Bulgaria, ovviamente noi siamo contenti. Qua ci sono anche dei carri armati sovietici che ci stanno dando una mano sotto diversi punti di vista. E qua forse riusciamo veramente a fare un. Bel pasticcio, solo che qua ci sono 12 divisioni, anzi anche di più, forse una trentina di divisioni, che comunque sono sovietiche e sono bloccate. C'è un porto per carità, però se perdono quel porto loro sono veramente messi molto male. Qua abbiamo delle risorse che ci mancano, direi possiamo chiederle dagli Stati Uniti direttamente. Iniziamo un po' a commerciare con gli statunitensi. Allora, qua la nostra offensiva si sta fermando nel Soviet. Si sta avendo un po' di problemi, però forse riusciremo ancora un attimo a spingere. Eh no, no, no. Qua è tosta. Allora. Loro sono ancora tanto indietro. Invece i due carri armati dove sono già? Ah,
Devo sempre selezionare questi due carri armati. Due carri armati. Non mi dice dove sono, forse sono morti. Forse mi sono morti. E no, sono qui. Ecco, questi qua li metto al teatro dell'Indocina e con un nuovo... No, 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 no. Con un nuovo comandante. Che sarà un Panzer Leader. Ok, qua stiamo di nuovo proseguendo con la nostra invasione bellissima. Anzi, attacchiamo qui. Con i nostri carri armati. Ah, ok. L'Italia ha dichiarato guerra alla Grecia e la Grecia è entrata nell'asse. Cioè negli alleati, naturalmente, che nell'asse. Questo va molto bene, perché abbiamo più fazioni che possono dare problemi agli italiani e ai tedeschi nella zona. Soprattutto ai bulgari, che i bulgari forse... Non è che sono un granché, però ovviamente se riusciamo a toglierceli di mezzo, ben venga. Abbiamo fatto forze speciali, finalmente, e adesso possiamo dare su naval effort. Non so che cosa c'è tanto altro da fare. Ok, qua sta isolando diverse truppe. Abbiamo fatto carri armati medi. Allora, cosa è importante da fare adesso? Cioè, carri armati medi di livello 2. Però modifichiamoli un attimo. Mettiamo l'engine, l'armatura, main gun, eccetera, eccetera, che così almeno diventano più belli da vedere, più forti. Ok, medium tank Mark II e aumentiamo. Sempre tutto. Così siamo messi da Dio. Allora. Sì. Abbiamo finito tutto quanto. Ok. Poi dobbiamo ricercare delle nuove truppe. Direi possiamo fare carri armati pesanti, giusto perché non abbiamo nient'altro da fare. Perché così magari possiamo anche fare giusto una divisione per sfizio di super pesanti. Che i super pesanti sono la cosa più bella. Proprio la più bella che c'è al mondo. Ok, la nostra offensiva sembra essersi fermata. E direi di rivedere un attimo la nostra offensiva appunto perché si è fermata. Allora, perché voi non volete... Fate così, distruggete il fronte. Fate un fronticino così. Piccolo. Ma proprio misero. Il nostro obiettivo è andare qua. C'è ovviamente l'Hellas che vuole... Stare un po' dalla nostra parte. E noi abbiamo superiorità aerea in diverse zone. Che ovviamente ci dà un bonus di combattimento che non è indifferente. Ah sì, il nostro scopo adesso è muoverci con queste due divisioni corazzate. In mezzo a nulla, e noi perdiamo già. Fantastico. Ci sono gli spagnoli che ci vogliono attaccare, ma noi ci difendiamo piuttosto bene. Allora. Proviamo a spostarci? No, non ce la facciamo più e ci attaccano in Manciuria. Di nuovo, perché non hanno niente di meglio da fare. Voi state qui, alcuni, e altri li mando a distruggere le piccole truppe isolate. Sto quasi arrivando a prendermi tutta l'Indocina, che non mi dispiace. L'unica cosa è che in Indocina mancano un po' di infrastrutture. È un po' un male, però non è che... Ci possiamo far tanto al momento, siamo in guerra. Potremmo costruire delle infrastrutture nuove, però... Qua ci sono i tedeschi che hanno fatto un'invasione. Va bene. Fate quello che volete, tedeschi. Intanto, il teatro soviet può fare di nuovo un'altra offensiva. Un'altra offensiva del Tet, giusto per rimanere in tema di Indocina. Quanto è bella l'offensiva del Tet. Intanto... Ah, equipaggiamento di fanteria di livello 3. Questo lo attendevo tanto. Perché così possiamo migliorare l'equipaggiamento di fanteria delle nostre truppe. Che ci servirà tanto tanto. Io direi possiamo abbassare un attimo la produzione di carri armati. E concentrarci un po' di più sul resto. Perché motorizzati noi siamo messi bene. Possiamo fare una linea di motorizzati. Fighter, una linea.
Carri armati, facciamo così. Una linea e mezzo. Poi dopo il resto va più che va bene così, anzi no, possiamo fare ancora di più di altre cose. Direi possiamo anche aggiungere un altro equipaggiamento di fanteria. Giusto perché ne abbiamo bisogno. Adesso. Chiediamo dal Regno Unito, che il Regno Unito è sempre bello e buono. Che ci siamo. Abbiamo bisogno di ferro. Ok, chiediamo degli Stati Uniti. Poi, andiamo a ricercare fanteria alpina di livello avanzato. E qua ci sono dei soldati a caso, non so che perché, però ci sono. E qua la nostra offensiva sta andando bene, abbiamo quasi preso diverse città, tra cui quella di Voroshilovgrad. Va bene. Che ovviamente ci dà più equipaggiamenti di supporto per noi. Tanto il gruppo grigio è ancora nelle montagne della Cina. Ci mette tanto. È naturale. Chiediamo agli australiani un po' di ovviamente un po' di risorse che ci può servire. Ci stanno attaccando ovviamente dal fiume, però noi ci difendiamo. L'inverno, ovviamente, è stato un gran generale e ci ha aiutato. L'Indocina, noi ce la stiamo cavando qui. E direi proviamo a fare tasto destro su Bangkok. Solo che no, non ce la facciamo. Allora, facciamo un'altra cosa. Qua ci sono delle truppe mongole. Una cavalleria mongola, che figa. La cavalleria mongola ancora nella seconda guerra mondiale è bellissimo. Allora, facciamo così. Proviamo a passare in mezzo, va. E dopodiché, siamo nel 42, quindi possiamo ricercare anti-tank per la fanteria, che ovviamente ci servirà contro i nazisti. Attaccare Rostov, che è difesa da una truppa italiana, ce la possiamo fare. Che se ovviamente la prendiamo, noi diventiamo felicissimi perché abbiamo isolato una bella porzione di uomini. Solo che abbiamo diversi problemi a combattere. Attacchiamo da più direzioni che magari ce la facciamo. Sì che ce la facciamo. Se ce la facciamo io divento veramente felice. Noi non molliamo Mao. Abbiamo preso Rostov. Oh mio Dio, non ci credo. Abbiamo isolato tutte queste truppe. Se riusciamo a prendere anche questo porto, se ovviamente le truppe a sud riescono a prendere anche quel porto, siamo riusciti a isolare una quantità enorme di uomini. Non so quanti sono qui. Qua mi può dire più o meno quanti? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo ancora. Però sono tanti. Infatti, vedete, già vogliono attaccare. Però noi stiamo tranquilli, il nostro obiettivo è prendere adesso Stalino. Sì, stiamo respingendo i nazisti. Ok, e i bulgari sono anche collassati. Bellissimo! Allora ci sono i greci e gli slavi che stanno facendo il loro sporco lavoro. Che non è male. In Manciuria ci stanno attaccando, ma non è che importa così tanto. Intanto, i miei carri armati, dove stanno? Carri armati? Eccoli qua. Attacchiamo. Così ci spostiamo. Prendiamo direttamente la città di Bangkok. Anzi, prendiamoci il Mai. Entriamo nel territorio del nemico e prendiamoci il Mai, che così possiamo isolarci. Facciamo un super heavy tank successivamente. A me piace, ci sta. Successivamente. Ah già, non ho ancora fatto. Oh mio Dio, sono stupido, ho ancora fatto equipaggiamenti e supporto. Proprio una cosa che mi sono dimenticato. Vabbè, però stiamo vincendo lo stesso la guerra. Però Intanto potremmo anche iniziare subito a pensare, appena abbiamo finito nel teatro della Thailandia, un attimo un'invasione del Giappone. Io prima preferisco vincere in Thailandia perché la Thailandia è bella.
A sud sto avendo un po' di problemi, infatti sto pensando magari di mandare la mia unità di carri armati, però io voglio prendere Chiang Mai, che così riesco a tagliare le linee di supporto del nemico. Facciamo così. Una attacchiamo le spalle. Ok, la Liberia è entrata agli alleati. Vai Liberia, con la tua capitale di Monrovia. E qua siamo riusciti a fare un bel cuscinetto. Oh! Siamo riusciti a isolare diverse truppe tedesche. Allora, il mio scopo adesso è andare qui e boom, via. Distruggere tutto. Senza troppi problemi. Non c'è nemmeno una città, quindi questi soldati tedeschi sono proprio abbandonati al proprio destino. Leningrado continua a essere sotto il controllo del nemico. Ma è ancora normale. È ancora normale questo. Poi dopo tutto siamo solo nel 42. La guerra sembra esserci da anni. Vabbè che io combatto in teoria dal 37 circa. Però, anzi, al 36, considerando i piccoli conflitti in giro. Ok, con un'unità sono arrivato in giro e qua isoliamo subito il nemico se è possibile. Non so quanto possa essere possibile, però noi ci proviamo. Attacchiamo. Ok, qua stiamo respingendo l'attacco dei nazisti, noi stiamo attaccando da più fianchi. Abbiamo Decryption advantage, attack from multiple sides. E peccato che qua non siamo nemmeno più nel. Non abbiamo più il supporto aereo, che questo mi dispiace effettivamente. Ok, la Cina sta diventando strapotente. Non ci fermeremo, Mao. Appunto, Mao. Allora, io posso andare avanti con l'artiglieria per aumentare il soft attack dell'artiglieria bellina. Qua chissà quante truppe riusciremo a distruggere dei nazisti. Qua è proprio un massacro. Mi dispiace per loro perché perdere tutte queste truppe così è brutto. È una cosa che non auguro a nessuno. È proprio brutta. Che poi tutti. C'è chi muore di fame, c'è chi si arrende. Oh, la Thailandia è capitolata. Finalmente. Però dalla parte degli altri. Quindi questo teatro qui sta finendo, insomma, perché non è che è rimasto tanto. Peccato che tutta questa zona sud invece adesso non è più sotto il mio controllo, ma è sotto il controllo degli altri, dei francesini. Però almeno sono riusciti a prendere il nord della Thailandia, che è la cosa forse più bella. Togliamo questa ala, che almeno non ci serve più al momento. Questi carri armati se le stanno un po' pinzando. Naval effort, ok. Allora, potrei fare submarine effort. Oh, anzi no, scusa, devo fare large navy o flexible navy. Facciamo large navy, che tanto. La flotta a me non è che importa tanto, quindi faccio un po' a caso. Potremmo fare meccanizzata, però non è che mi conviene tanto. Facciamo anche giusto i marine, perché non li abbiamo ancora realizzati. Mi dispiace tanto per l'equipaggiamento di supporto, è uno di quegli errori grandi che proprio mi sento in imbarazzo proprio di aver fatto. Che mi sento anche, sembra, cioè se io vedo un video di uno, per esempio, che possa essere io, che possa essere qualsiasi altra persona italiana o non. Mi dispiace perché vedendo queste cose qui nelle altre serie, mi dispiace perché dico, cavolo, come fa a fare un errore del genere? Però facendolo io, cioè, l'ho fatto io e a me dispiace proprio perché è un erroraccio. Mi sento tanto tanto in imbarazzo, chiedo ancora scusa. Poi molti di voi l'avranno scritto nei commenti. Ovviamente, come ben sapete, questa serie qui la realizzo dopo un po' di tempo. E dispiace tanto.
Qua riusciremo a isolare chissà quante truppe. Però da un lato le devo spostare. Adesso non sto facendo nemmeno più tanti fronti, perché non è che importa tanto adesso creare fronti in giro. Però qua non posso andare. Qua sì, però. Li attacchiamo qui. E in Manciuria ci stanno attaccando, come sempre. Non avevamo dubbi. Intanto, qua abbiamo altre divisioni corazzate, che non so dove mandare. E ok, intanto, qui abbiamo isolato diverse truppe. E adesso il nostro scopo può essere isolare queste altre, invece. Quindi andiamo. Questo fiume, che non so che fiume possa essere. E il nostro obiettivo è prendere tutta questa zona. Arrivare fino a Minsk. Minsk, che è una città piuttosto importante. Almeno nella seconda guerra mondiale lo era. Ah, gli slavi, quelli della Jugoslavia, se la stanno cavando male, tanto male. Però ci possiamo far poco. Facciamo Ideological Crusader, che non è male come bonus. Adesso i russi ce la possono anche fare da soli. Però io preferisco comunque dare una mano quando posso. Ok, è finito il tempo e mi è pure caduto il telefono. E per questa puntata è tutto. Chiedo ancora scusa, non mi scuserò mai abbastanza. per l'errore che ho fatto. Ci sentiamo alla prossima puntata, adesso che sto andando a prendere Saigon. Ciao ciao ragazzi, alla prossima puntata, probabilmente, se avremo realizzato già le nostre truppe di invasione, sì, che abbiamo già realizzato, inizierò l'invasione appunto del Giappone, quindi prepariamoci.